diventato bugiardo forse 90-76 per la Virtus Cassino, nonostante la Luis sia rimasta in partita per 3-4. Sì, sicuramente non meritavamo tutto questo scarto, però il tabellone dice questo, quindi noi torniamo a casa un po' arrabbiati, ma anche consapevoli del fatto che possiamo giocare una pallacanestro come questa, stare lì per 3/4, e ci serve per capire che le prossime partite, se giochiamo in questo modo, possiamo fare molti più punti di quelli che abbiamo lasciato a Catanzaro. All'inizio della partita eravate sfavoriti rispetto agli avversari, che vengono considerati come una squadra adatta per la qualificazione in A2. Quali sono gli obiettivi della squadra, Luis, viste le prestazioni anche oggi contro una delle più forti per il proseguo del campionato? Ma questo veramente non te lo so dire, perché non riusciamo ancora a trovare una giusta quadratura, in quanto abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, ci sono tanti giocatori giovani, io oggi ero il secondo più vecchio in campo, sono del 91, quindi è una squadra molto giovane. Noi puntiamo sicuramente a un punto in classifica più alto di quello che dice adesso, abbiamo tanto da lavorare, puntiamo a fare una pallacanestro di intensità, io dico o sotto la zona playoff o anche playoff. Perfetto, grazie. Grazie a voi.